particolarmente emozionato, sono qui a rappresentarvi tutta la vicinanza della città. Una visita si era inoltrata quando il sole era già quasi sceso sull'arena di Verona, ma erano ancora in corso le prove. Damiano Tommasi, sindaco della città scaligera, da ex calciatore qual è, invita tutti a lasciare negli spogliatoi, o meglio sarebbe dire nei camerini in questo caso, le polemiche tra il comune e la Fondazione Arena che hanno caratterizzato questi mesi. Una tregua che rasserena il clima alla vigilia della prima del centenario, quando il grandioso Teatro Romano dell'Isse aprirà il suo palcoscenico, il più esteso al mondo, con i suoi 47 metri di larghezza e 28 di profondità, al 100° Festival Lirico, con la più classica delle opere areniane, l'Aida con la regia di Stefano Poda e il maestro Marco Armilato a dirigere l'orchestra e il coro e la soprano Anna Netrebko, che hanno accolto stupiti la visita del sindaco accompagnato da una delegazione della Giunta di Verona e dalla soprintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Quando si esce in campo la squadra è unita per raggiungere gli obiettivi più alti, ha chiosato il sindaco, continuando nella metafora calcistica, prima di augurare a lavoratori, maestranze e musicisti che, grazie anche a questa atmosfera rasserenata, la prima di venerdì e la stagione lirica del centenario restino nella memoria di tutti. Ci siamo. Grazie, bocca al lupo, che davvero sarà un'emozione che avrà per me di figurarsi tra qualche giorno, ma tutta la stagione che vivremo sarà speciale per tutti noi, certamente, grazie davvero.